È nei momenti di maggiore difficoltà che occorre tanto coraggio e di certo ad averne sono stati Luigi, Monica e Vittorio che nonostante la pandemia e le chiusure imposte dal governo a causa del coronavirus hanno comunque deciso di investire e lo hanno fatto a San Benedetto. È stata inaugurata infatti nel rispetto delle normative anticontagio Trieste Pizza in Viale Secondo Moretti, nel bel mezzo del centro. Un marchio storico che incarna la storia appunto di una famiglia e della sua pizzetta rotonda, nata a Pescara negli anni 50 dalle mani dell'intraprendente Gabriele Ciferni nello storico stabilimento balneare Trieste. Una pizza, quella realizzata dallo staff, decisamente particolare. Beh, Pizzeria Trieste è una pizzeria storica, nasce a Pescara, un po' tutti la conoscono. Noi siamo affidati a questo marchio perché comunque è un prodotto di altissima qualità, utilizza soprattutto prodotti biologici, è un impasto semi-integrale. Tante le specialità che sarà possibile gustare nella nuova pizzeria, anzi per gli appassionati c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Le pizzette preferite sono diverse, le pizzette perché sono tutte buone, sono queste pizzette. Io preferisco personalmente la burrata. Burrata è un prodotto particolare, un prodotto nuovo, una novità, la sottobosco, una pizza buonissima, con i funghi, il gorgonzola, anche l'ortolana, una pizza particolare, una pizza nuova, una pizza che adesso troverete come locandina nel nostro locale. Diciamo che è una pizzetta storica, il padellino esiste così, ci sono degli abbinamenti comunque ponderati sicuramente del nostro territorio, ricercati presi da Slow Food e comunque cerchiamo di essere veloci, mettiamola così, quindi è un prodotto facile da essere gustato, sia passeggiando sia andando a casa. Oggettivamente vince sempre la margherita, noi il nostro è un impasto comunque semi integrale, biologico certificato da ICEA, la semplicità della margherita, a me piacciono tutte. Quindi non posso dire che c'è qualcosa che svetta. Diciamo che all'inizio diamo la promozione all'ortolana, quella che è lì in evidenza, con prodotti di stagione, patate viola, cosa carina, buona, veloce. Un investimento importante dunque per i titolari dell'attività che hanno deciso di puntare su San Benedetto e la scelta non è stata affatto casuale. È lodevole l'iniziativa di Luigi, Monica e Vittorio che hanno iniziato questa avventura a San Benedetto abbinando il marchio di Trieste Pizza. Comunque era tanto tempo che volevamo che la nostra insegna fosse qui. E l'obiettivo è quello di fidelizzare i clienti di San Benedetto e cercare di far scoprire comunque un modo nuovo di mangiare la pizza. E questo dipenderà dal nostro prodotto, se piacerà. Trieste Pizza sta trovando la sua espansione nel centro Italia, in questa prima fase, sta lavorando molto sul franchising e San Benedetto del Tronto è una piazza ambita dai più e abbiamo trovato insomma dei ragazzi molto volenterosi e che si sono innamorati del progetto e quindi abbiamo deciso di puntare qui a San Benedetto del Tronto. Purtroppo il periodo non ci aiuta e quindi vediamo un passeggio un po' più limitato, ma comunque oggi nella giornata di inaugurazione abbiamo visto che c'è molto interesse proprio perché si trova al centro di un luogo molto molto bello. Viale Secondo Moretti è la via Clou, diciamo, il corso principale, qui c'è la fontana, c'è la piazza, qui fanno gli eventi. È un posto bellissimo, poi San Benedetto diciamo la conosciamo un po' tutti, dai. La sfida lanciata dai titolari di Pizzeria Trieste ha anche un altro obiettivo in realtà, quello di dimostrare, seppur con tantissima fatica, che si può superare anche questo periodo difficile senza piangersi addosso e rimboccandosi le maniche per creare nuove opportunità sul territorio. Sì, è un bello sforzo, sì. Abbiamo preferito investire, diciamo, sulla zona di mare, che diciamo che magari è un momento un po' più propizio adesso per l'estate, magari andiamo incontro un po' più al lavoro, diciamo, dai, con la speranza che ci riaprano, eh.
sia fondamentale per tutti gli imprenditori pensare in positivo e pensare a quello che verrà non appena questo brutto periodo ci abbandonerà. Quindi credo che sia appunto fondamentale avere questa proattività nel mondo della ristorazione, ma in tutti gli ambiti. Insomma, non resta che provare una pizza che da 60 anni è tra le più apprezzate in Italia, nel rispetto ovviamente di una tradizione che prosegue di generazione in generazione. Trieste Pizza, d'altronde, non passa mai di moda.